Stasera siamo qui all'Ordine degli Psicologi, abbiamo il piacere di presentare il libro della dottoressa Soavi e della dottoressa Buccoliero dal titolo Proteggere i bambini dalla violenza assistita. La dottoressa Gloria Soavi è la presidente del CISMAI e ci dirà delle cose sul lavoro, sul territorio e su come nasce questo libro sulla violenza assistita. Bene, grazie per questa opportunità e per queste domande. Allora, dopo la prima volta che si parla di violenza assistita in Italia è stato nel 2003 e la prima definizione l'ha portata in Italia proprio il CISMAI, che è il coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia. Su questo tema, su questa forma di maltrattamento che è stata opportunamente definita come un maltrattamento dimenticato. Nel senso che per violenza assistita noi intendiamo quelle forme di violenza che in particolare violenza assistita, ma non solo, è anche violenza fisica, che subiscono i bambini che sono testimoni della violenza sulle madri. Quindi diciamo che è una forma di maltrattamento molto minimizzata, poco individuata, perché, come dire, si pensa che il bambino sia vittima solo quando è oggetto diretto di violenza. In realtà molti studi che risalgono molti anni fa hanno evidenziato come anche essere testimoni di forme di violenza su figure significative, in particolare sulla madre, abbiano degli effetti traumatici e delle conseguenze in età adulta. Quindi l'esigenza era un po' di vedere dopo 15 anni com'è la situazione rispetto a questa forma di violenza, se è aumentata la sensibilizzazione e che tipi di interventi sono stati messi in atto. Ricordiamo che la violenza assistita è la seconda forma di maltrattamento sui bambini nel nostro paese. Infatti, da una ricerca che ha fatto la nostra associazione insieme all'autorità garante nel 2015, sappiamo che su un campione di circa 100.000 bambini vittime di varie forme di violenza, la violenza assistita è la seconda ed è stimata sul 19%. Le conseguenze più gravi sono il fatto che questi bambini introiettano dei modelli disfunzionali di genere e di relazioni di relazioni intime. Quindi è assolutamente necessario intervenire, recuperare questi tipi di comportamenti, ed è per questo che abbiamo pensato di scrivere questi due libri dal titolo appunto Proteggere i bambini dalla violenza assistita.